Oggi noi abbiamo fatto un atto che io considero particolarmente importante. Ci troviamo di fronte a un passaggio di quelli che possono considerarsi nella vita del nostro Paese come passaggi utili, utili per quello che producono e utili soprattutto per quello che possono produrre. Oggi noi abbiamo firmato con le associazioni del tavolo dell'Islam italiano un importantissimo documento che riguarda il presente e il futuro dell'Italia. Si può avere religioni differenti, si possono professare credi differenti e tuttavia siamo tutti quanti italiani. È un patto nazionale con l'Islam italiano che naturalmente allude in prospettiva ad un'intesa. Lo firmano anche arrivando, tra virgolette, ad essere convinti all'ultimo minuto, per ovvie ragioni. Uno dei sottoscrittori ha detto: io mi sono convinto all'ultimo a firmare. E io gli ho detto: guarda, nella mia religione c'è questo riferimento, cioè c'è più festa in cielo per la pecorella smarrita. E a un certo punto loro mi hanno ricordato: ma guarda che il riferimento è comune, c'è anche nella nostra religione. E quindi potremmo chiamare questo patto per l'Islam italiano il patto della pecorella smarrita. Il presupposto del patto è quello di dire con grande chiarezza che tutti i firmatari del patto sono impegnati a ripudiare qualunque forma di violenza e di terrorismo.